Benvenuti a 10 istanti, la trasmissione dove con 10 scatti fotografici riusciamo a raccontare un ospite. E oggi abbiamo in studio Antonella Pacetti, della Pepita Viaggi. Ho detto bene, Antonella? Perfetto. Perfetto. E Antonella si occupa di viaggi, ok? Giusto? Giusto. Andiamo nel primo istante subito a scoprire un po' il tuo mondo. Allora, questa foto... è un po' datata, si vede vintage. Già, è vintage, diciamo così. E qui ti ritrae, che sono i primi viaggi, raccontami. Guarda, un questo po'. È stato proprio il primo viaggio che da Arezzo a Siena. Ah, con le da Arezzo a Siena, quindi questa è la piazza, si intravede. Avevo 15 anni e ho detto, ma iniziamo a scoprire un po' il mondo. E ho detto, iniziamo dalle città più vicine. Dalle città, quindi e hai preso, quindi preso il treno? No, ho preso la corriera. La corriera. La corriera, l'LFI da Arezzo a Siena. E mi sono messa, ho comprato una mappa della città e mi sono messa a scoprire la città. Questa foto chi te l'ha scattata? Me l'hanno scattata, ho chiesto di scattarla. Hai chiesto in giro. Sì, sì, sì. E qui sei nella piazza, nella piazza centrale. Si intravede giocattoli. Diciamo che iniziavo a scoprire un po' qual era la mia passione. La tua passione. Viaggi. E qui avevi 15 anni. 15 anni. 15 anni, sì, perfetto. Sì. Andiamo al secondo istante, vediamo un po'. Ecco, qui sei già... Sei un po' più cresciutella. Più cresciutella, sì. E hai uno zaino enorme. Allora, vedo. Questi qui diciamo che sono stati i primi viaggi che ho fatto all'estero con una mia amica. Qui dove sei? Qui siamo a Budapest. 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 E quindi era il periodo in cui non c'era internet e quindi si andava a zaino e spalla, si cercava da dormire dove si trovava, si viaggiava in maniera molto economica, quindi con i treni però seconda, terza classe e quindi poi ci si adattava molto e sono stati periodi sicuramente della scoperta. Della scoperta. Sai, non essendoci internet, la scoperta allora era, sembra di parlare del Giurassico. Però non è che sono passati tanti anni. Però ecco, questo qui era veramente forse i periodi più belli dei viaggi che ricordo. Che ricordi. Sì. In quest'altro istante invece aspetti il treno qui. Aspetto il treno. Considera che le stazioni per me erano diventate quasi una seconda casa. La seconda casa. Sì, perché c'è stato il periodo poi, diciamo, in questo periodo appunto in cui ho iniziato a viaggiare con degli amici, con un'amica soprattutto. Sì. E poi dopo ho iniziato a viaggiare. Sei da sola, sì, esatto, e ho iniziato a scoprire il mondo in attraverso solitaria. Attraverso il treno, principalmente. E sai, in Europa, io mi sono mossa molto in Europa, e quindi viaggiavo in treno e le stazioni spesso, qualche volta, ci dormivo pure. Perché, perché considera, per risparmiare, studenti, cioè non è che uno aveva, io volevo vedere il più possibile e quindi dovevo risparmiare il più possibile. Certo. Considera che decidevo anche se mangiare un panino al prosciutto o la mortadella. Una che costava meno. Ma all'epoca le stazioni erano come le viviamo oggi? Guarda, era come è cambiato? Perché molto, la stazione molto. Oggi... Perché c'era una solidarietà incredibile, ecco. Perché non essendoci internet c'era tanti scambi, considera, io conoscevo gente, magari te dove hai dormito oppure che direzione quindi vai. Quindi la condivisione era offline, fantastico. Però c'era. E le stazioni non erano pericolose, cioè non è che ora come stavi oggi. In mezzo proprio, però certo. Insomma nelle sale d'attesa o così. E io ho conosciuto tantissime persone, non è che dormivo sempre lì, però per risparmiare qualche volta. Qualche volta capitava. Diciamo che l'ho proprio messa questa foto proprio perché la stazione per me in quel periodo era un porto sicuro. Un porto, ecco. Sicuro, esatto. Qui invece ti vedo insieme già ad altre persone, c'è una torta, qui cosa festeggiavate? Qui diciamo è l'inizio, è il cambio un po' della mia vita, sempre legato al mondo dei viaggi, però è stato proprio il cambio, finita l'epoca delle vacanze, il giro per il mondo, a scoprire un po' da solo, ho detto devo iniziare anche a lavorare, a fare qualcosa. E quindi mi sembrava giusto mettere comunque a frutto
questo, io volevo continuare la mia passione, la tua passione, che era nei viaggi, e qui è stato l'inizio della mia attività. E queste qui sono le mie colleghe con le quali, la mia socia e l'altra collega con le quali abbiamo iniziato l'attività. Ah, quindi già da questa foto è l'attuale Pepita Viaggi, esce fuori già da questa foto? Questa è la base, io e la mia socia Claudia e l'altra ragazza Laura, che siamo state, diciamo, le tre a fondare. Quindi nasce da una passione, da un'esperienza anche che avevi fatto pregressa di viaggiare per conto tuo. Alla fine io questi viaggi per conto mio era la mia passione. Poi dopo il fatto che si è trasformato in lavoro è stato quasi naturale. Quasi naturale, io non mi sono neanche accorta alla fine di questo passaggio. Che era diventato un lavoro vero e proprio. Dopo sì, perché con gli anni, però insomma comunque il passaggio è stato veramente naturale. Naturale. Qua invece ti vediamo con un gruppo. Sì, esatto, perché io poi l'altra passione che avevo era proprio fare itinerari, crearli, mettere quindi anche viaggi a frutto. Con dei gruppi. Esatto, mettere a frutto anche tutto quello che avevo visto e ho iniziato a creare gli itinerari per gruppi. Ah. E quindi diciamo che ho perseguito anche lì sempre la mia passione dell'organizzazione, perché l'organizzazione mi è sempre piaciuta. Okay. E quindi ho iniziato a organizzare viaggi, a venderli e quindi questo è il risultato. Che portiamo in giro per il mondo, i gruppi. Quanto lavoro effettivamente c'è dietro? Perché vedo e in questo gruppo, per esempio in questa foto, vedo diverso e trasversale, ci sono un po' tutte le età. Ma sai, noi proponiamo il viaggio, si propone il viaggio, un itinerario, poi dopo uno in base alle sue esigenze lo sceglie. Quindi, qui sei nel deserto però. Qui ero a Dubai, nel deserto a Dubai. Quindi dicevi, ognuno poi sceglie in base a i programmi sono molto chiari, quindi uno anche in base alle aspettative che ha, così lo sceglie il quindi viaggio. Il gruppo in realtà si forma da solo. Sì, perché i nostri si formano, non è che sono precostituiti. Okay. Qua invece dove sei? Ti vedo bella sorridente. Allora, qua ho portato delle immagini su dei viaggi che mi sono piaciuti in maniera particolare. Qua ero in Yemen, esattamente a Sana'a, posti che ora sono un pochino più difficili da raggiungere. Così. E qui è il paese che preferisco nell'area medio orientale, perché comunque mi è rimasto nel cuore. Sì, ma più che altro perché è veramente una civiltà ancestrale, ancora considera, cioè un'organizzazione tribale in alcuni posti, quindi ci sono dei codici, un'immersione nella storia. Considera che quando ci sono andata non c'era neanche ristorante dove andare a cena. Se te volevi andare a cena fuori, dovevi andare in un albergo, perché non ci sono ristoranti. Addirittura, non era... Sì, quando ci sono andata la prima volta, non trovavi souvenir, cosa che adesso è impossibile. Quindi, capito, queste cose qua sono quelle che alla fine molto colpiscono, oltre alla bellezza del paese, chiaro. Forse hai intravisto anche che era più vero, così? Autentica la gente da morire. Quello è stato uno dei primi impatti, insomma, importanti. Ho capito. Qua sei sempre con un gruppo, però stavolta è il gruppo di lavoro, la squadra. Siete diventati tantissimi. Ci sono anche gli accompagnatori esterni. Ah, quindi comunque, questa è una parte della squadra. Sì. E comunque questo è per dire che credo molto nella squadra, nel lavoro di squadra. Certo. Ecco, questa foto qua, oltre per i miei colleghi, ma credo molto, cioè senza la squadra, le sinergie non arriva niente. Non si va da nessuna parte. Quindi questo qui è la mia filosofia. Quindi è una passione che però dopo è stata organizzata in modo che è diventata veramente un lavoro, lavoro a tutti gli effetti. Certo, quindi certo. È cresciuta negli anni. Qua Ti dico particolari strategie poi alla fine. Certo. All'inizio. Perché la passione fa muovere dei meccanismi che non hanno strategia. Vengono naturali. Si avvicinano alle persone. La strategia arriva dopo, ma la passione si muove molto prima della strategia. Qui un altro, questa foto io già la capisco, sono per chi non lo sa, sono argentino, quindi qui siamo al Glaciar Perito Moreno. E questa foto l'hai portata perché? Perché mi piace la Patagonia. Tra i viaggi più belli che ho fatto, che sono andata diverse volte, sicuramente la Patagonia mi è rimasta nel cuore. Quindi questo è il Perito Moreno.
È cambiato tanto il Perito Moreno, negli ultimi... È cambiato, diciamo che ci sono stata più volte, l'ho vista cambiare, chiaramente. La prima volta che sono andata è chiaro, no? Che è sempre... comunque mi piacciono, a me generalmente le mie preferenze sono le zone fredde, le montagne, quindi diciamo il paesaggio, quindi mi piace molto più. Questo quindi è un viaggio che è organizzato tuttora? Ci sono andata prima in una scoperta per conto mio, anche qui, perché oltre che l'Europa ho girato molto anche per il mondo prima della pepita, diciamo. Della pepita, ok. E poi dopo ne ho fatto tesoro per organizzare anche viaggi. Ma toglimi una curiosità, te lo dicono spesso, sei sempre al giro, perché questa è una frase che la sento dire spesso a chi viaggia lavoro e c'è questa idea che quando uno viaggia sembra quasi che non fa niente, no? È un po'... C'è questa nomea intorno a chi viaggia per lavoro. Allora, purtroppo sì, c'è questa cosa, perché sembra che parlando di viaggi e viaggiando sembra di non... che non sia un lavoro, questo ormai ci siamo abituati, guarda, ormai anche a dare delle risposte a questo, perché comunque è normale. Però va bene, ma va anche bene, perché si parla di cose belle, no? Il viaggio alla fine è divertimento e vacanza. Divertimento e vacanza. Quindi ci sta anche di ricevere questo genere di commenti. Ma sì, ma va bene. Quest'altra foto immagino che è. Questo è stato uno un viaggio che ho fatto, guarda, da sola, sono andata 3 anni fa. Qui dove sei? In Ladakh, nel nord dell'India, quindi in zona himalayana. Io sono stata 4 volte in tra Bhutan e altre regioni di quell'area lì. Questo mi è piaciuto in particolar modo perché ancora viene definito il piccolo Tibet, questa zona qua, e ancora non è molto scoperta come il Tibet o altre zone. Quindi... Questo in particolare è un lago che si trova a 4.400 metri. Wow! E questo qui è stato uno, ora il più recente che ho fatto da me, appunto sono 2 anni fa circa. Quindi ho portato questa foto perché diciamo sono stata parecchio tempo. Quando dici che hai fatto da me è il tuo viaggio personale. Vacanza. Sì. Quindi per andare in vacanza fai un viaggio anche te, come tutti. come tutti, assolutamente. Perfetto. Come tutti, perché se sto a casa devo andare in ufficio assolutamente. Quindi anche te stacchi il telefono, tutto quanto, esatto. Infatti qua il telefono, guarda, in tua zona non prende quasi neanche internet. Prende. Ecco, questo ecco perché è una notizia piace. Importante, internet qua non difficilissimo. Prende. Dove sei qui il posto? Ladakh. Andiamo... Questo è passato velocissimo, perché qui siamo arrivati all'ultimo istante. Allora. E qui ti vedo invece con la neve. Raccontavi un po' che è la tua passione. Vedi, ritornando alle montagne, di sport non faccio particolari cose, al di là di andare in palestra. Ok. Però per me lo sci è la mia passione. Ti rilassa. No, io scio da tanti anni, mi piace tanto, quindi mi piace vivere la montagna sia d'estate che d'inverno, però d'inverno in particolare. Diciamo che tutte le vacanze invernali, no? Che magari uno va al caldo, io me le gioco tutte in montagna. Te le giochi tutte in montagna. Assolutamente. Perfetto. Allora, toglimi una curiosità, Antonella. Come è cambiato diciamo il viaggio da un punto di vista prima di internet e adesso con internet, che ormai ha saturato un po' tutto. Raccontami un po' la tua esperienza. Diciamo che ti dico, la cosa che non esiste più o poco è la scoperta e la sorpresa. Perché quando portavo la gente in giro prima di internet arrivavi nei posti e c'era wow. Oppure anche tutto, e adesso chiaramente arrivi che hai visto che un uno po' tutto. Visto su diciamo internet. Che questa parte qui importante l'ha tolta, anche il fatto poi di sapere sempre che tempo fa, ogni 5 minuti se piove o se... tutta una serie di cose, l'emozione. Ecco, ha tolto diciamo un po' di emozione, che diciamo. Bisogna trovare anche quando si accompagna i gruppi altre forme per tenere viva l'attenzione emozionale delle persone, perché comunque arrivi già a carico di tante immagini. Anche arrivare, io sostengo che delle volte, anche prima di fare un viaggio, guardare anche troppe immagini, anche no, insomma, toglie quell'effetto sorpresa. Poi dopo assolutamente internet c'ha tutti una serie di vantaggi. È come tutte le cose, penso, no? Certo. Come tutte le cose ci vorrebbe la parola magica, che è equilibrio. Che delle volte tutti non è facile, però sicuramente la parte, se mi viene da dire una cosa, emozione. che può aver tolto, perché io lo vedo negli occhi della gente quando arriva, quando l'accompagni, che fai vedere le cose, così dai tante cose per scontato. Ho capito. Ok, Antonella, è stato un piacere averti qui nella nostra trasmissione.
Io vi ricordo che se state guardando questo contenuto su internet, condividete e commentate. Se invece siete davanti alla televisione, rimanete sintonizzati. Alla prossima puntata!